L'ottava edizione dei mondiali di calcio si svolse in Inghilterra nel 1966. Il football tornava a casa, dunque, nella patria di chi lo aveva inventato e codificato, per poi esportarlo tramite delle specie di missionari in giro per il mondo. Fu questo un torneo pieno di sorprese e di conferme. Come da molti pronosticato, l'Inghilterra ottenne la vittoria finale, per la prima e ad oggi unica volta, superando in finale la fortissima Germania Ovest, mentre il Brasile di Pelé e l'Italia tornarono subito a casa nello stupore generale. Soprattutto gli azzurri furono i veri protagonisti in negativo del mondiale. Partita con tante aspettative, la giovane e talentuosa nazionale allenata da Edmondo Fabbri venne clamorosamente eliminata al primo turno per opera della sconosciuta rappresentativa di uno sconosciuto paese, la Corea del Nord. I coreani erano arrivati in Inghilterra tra molte polemiche. La FIFA non intendeva infatti riconoscerne lo status di nazione vera e propria, uno status ottenuto al termine di una sanguinosa guerra fratricida con la Corea del Sud e che, nonostante fosse terminata più di 10 anni prima, ancora mostrava tensioni e strascichi tra i due paesi, simboli delle due diverse ideologie protagoniste della guerra fredda. Alla fine, per evitare incidenti diplomatici che potessero danneggiare il mondiale, la FIFA optò per un escamotage. Gli inni nazionali sarebbero stati suonati solo nella prima gara del torneo, Inghilterra-Uruguay, e nella finale, a cui presumibilmente i coreani non sarebbero mai arrivati. Essi si presentavano infatti come sbarcati da un altro pianeta, privi di un torneo di calcio locale professionistico, piccoli e leggeri fisicamente e senza alcuna malizia o esperienza, era chiaro a tutti che gli unici rappresentanti di Asia e Africa avrebbero avuto vita breve al torneo, parendo contro i grandi campioni di Unione Sovietica, Italia e Cile. I coreani si stabilirono a Middlesbrough, città industriale la cui squadra locale languiva in terza divisione. Forse per le maglie rosse uguali a quelle del proprio club, forse per l'umiltà e l'applicazione tutta proletaria con cui i giocatori si allenavano anche 12 ore al giorno, alternando tanta corsa di fondo a lezioni tattiche e politiche, gli abitanti di Middlesbrough presero in simpatia quei simpatici ospiti, che dal canto loro mostrarono rispetto e amicizia. Anche se tutti pensavano che avrebbero avuto vita breve al torneo, gli uomini guidati dal CT Myung Rye-hyun erano fiduciosi dei propri mezzi. Prima di partire, il loro grande leader, Kim Il-sung, li aveva ricevuti e aveva chiesto loro di vincere almeno una partita o due, ed essi ci credevano a tal punto da aver scritto una canzone che cantavano spesso, e che si chiamava La squadra di calcio del Chollima, come il mitico cavallo alato, simbolo del paese e dello spirito indomito dei suoi abitanti. La prima partita non va come sperato. L'Unione Sovietica sovrasta i coreani e gioca duro, mettendoli sotto fin dalle battute iniziali e finendo con il vincere 3-0. Eppure lo spirito dei coreani non si spegne, anzi, il giorno successivo alla gara non sono pochi i giornali inglesi che parlano di una Corea coraggiosa, che ha perso solo per il gioco sporco dei sovietici. La seconda partita con il Cile può rappresentare una riscossa. Tuttavia, i sudamericani passano in vantaggio intorno alla mezz'ora del primo tempo, sul rigore, e sembrano poter controllare la gara nonostante gli sforzi degli asiatici, che sanno che una seconda sconfitta significherebbe tornare a casa subito. A pochi minuti dalla fine, con l'intero stadio che li spinge, i nordcoreani trovano la forza per un ultimo assalto, recuperano un pallone e lo fanno arrivare a bordo area, da dove Park Seung-jin fa partire un formidabile tiro che si insacca in rete per la gioia di tutti i presenti e lo stupore dei cileni ormai sicuri del risultato. Per passare il turno, tuttavia, serve un'impresa: sconfiggere l'Italia, che oltre ad aver superato il Cile per 2-0, ha pareggiato anche con l'Unione Sovietica. Serve soltanto la vittoria.
ed è quello il risultato che si materializza incredibilmente il 19 luglio del 1966 a Middlesbrough. L'Italia sbaglia tutto lo sbagliabile, prende sotto gamba i veloci e volenterosi avversari, perde Bulgarelli, che non doveva giocare in quanto già acciaccato, ed è costretta in assenza di sostituzioni a continuare con un uomo in meno. Il gol coreano lo sigla con un gran tiro al volo Pak Doo-hik allo scadere del primo tempo, che da noi si dirà per mezzo secolo fosse un dentista, quando in realtà era un soldato e professore di ginnastica. Gli azzurri provano a reagire, ma ci mettono tanta rabbia e poca lucidità, intestardendosi in azioni individuali che in un modo o nell'altro i coreani riescono a rintuzzare grazie allo spirito di squadra che li contraddistingue. Il 90° minuto arriva, l'arbitro fischia la fine. Incredibilmente, la Corea del Nord ha vinto, mandando a casa l'Italia. È un'impresa vera. Mai prima di allora, una squadra asiatica ha anche solo segnato una rete o vinto una gara, figurarsi arrivare al secondo turno del mondiale. A Middlesbrough c'è entusiasmo. Tra gli operai inglesi e i giocatori asiatici è nata una bella amicizia, che questi ultimi hanno deciso di celebrare da par loro con un'altra canzone, Calda Amicizia. E non sono pochi gli abitanti del posto che seguono la Corea fino a Liverpool, dove nei quarti di finale affronterà il fortissimo Portogallo di Eusebio, capace di eliminare i due volte campioni del mondo del Brasile. Nonostante l'impresa contro l'Italia, sono in tanti a soffermarsi più sui limiti e gli errori degli azzurri che non sui meriti dei nordcoreani, che hanno invece dimostrato come con corsa e organizzazione si possa ovviare a evidenti limiti tecnici e fisici. L'altezza media di Capitan Park Seung-jin e compagni, infatti, è di appena 160 cm, e in più occasioni sui corner si è visto un giocatore innalzare un compagno per permettergli di arrivare all'altezza giusta per colpire di testa. Così come si è visto il portiere Ri Chan-myong dover compiere prodigiosi balzi per arrivare sui palloni più alti indirizzati verso la sua porta. Invece, davanti a oltre 50.000 spettatori, il Portogallo vive la prima mezz'ora della gara come se fosse un incubo, stordito dal coraggio e dalla veemenza con cui i coreani si gettano all'attacco. In vantaggio già al primo minuto con un altro prodigioso tiro di Park Seung-jin, già autore del pari con il Cile, gli asiatici sembrano davvero trascinati dallo spirito Chollima che cantano nella loro canzone. E al 25° minuto conducono addirittura per 3-0. Deve essere in quel momento che qualcosa scatta nella testa e nell'orgoglio di Eusebio, prima di Cristiano Ronaldo il miglior giocatore portoghese della storia. Due minuti dopo il 3-0 coreano segna il gol che riapre la gara e sul finire del primo tempo accorcia ulteriormente le distanze sul rigore. I nordcoreani sono nel panico. Non sanno proprio come fermare un giocatore così superiore a loro sotto ogni punto di vista. E inoltre la mancanza di esperienza li porta a continuare ad attaccare invece che gestire il risultato. Si dirà in seguito che il calo mostrato derivi da notti di bagordi per festeggiare la vittoria contro l'Italia. Ma è assai più probabile che in realtà influisca la mancanza di esperienza e il non saper gestire le proprie forze. Anche se chiudono il primo tempo in vantaggio per 3-2, è chiaro che la partita ha preso un'altra inerzia ormai. Nel secondo tempo Eusebio prima pareggia, poi su rigore segna il gol del sorpasso, il quarto personale, e proprio allo scadere arriva il 5-3 di José Augusto. La Corea del Nord esce così dai mondiali, tra gli applausi del pubblico, dei rivali e dell'intero mondo sportivo, che proprio non si aspettava una squadra così combattiva. Tornati nel loro paese, che da oltre mezzo secolo vive chiuso al mondo occidentale, sembrano sparire, finiscono arrestati, internati, dal proprio folle e capriccioso governo. Mentre un documentario del 2010, che cerca di fare chiarezza sull'evento, ci racconta di un ritorno a casa tra canti e applausi di una Pyongyang festante, fatti peraltro celebrati su molti quotidiani dell'epoca. Se comunque quello che davvero accade non è chiaro, una cosa rimane: la vittoria storica contro l'Italia, paese dove da allora si userà la parola Corea per riferirsi a un disastro, e quella splendida amicizia nata con gli operai di Middlesbrough, città dove ancora è ricordata con simpatia quella squadra capace di stupire l'intero mondo del calcio.